Eder. Mech. Pallister. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere prove non solo attraverso le verifiche sugli alibi dei principali sospettati, ma anche analizzando a fondo la vita della vittima. L'anziana Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre a Rimini. Nonostante siano trascorsi più di 40 giorni dall'omicidio, i detective continuano a cercare con impegno l'arma del delitto, che potrebbe fornire indizi decisivi per identificare l'assassino della 78enne. In particolare, si sta cercando un coltello da carne con lama lunga circa 15 cm, ritenuto l'arma utilizzata per infliggere ben 29 colpi alla vittima. Questa lunghezza sembra avvalorare l'ipotesi di un comune coltello da cucina, probabilmente di quelli da ceppo. È stato osservato che le ferite più profonde sul corpo della vittima sono di circa 10 cm, il che fa pensare che i colpi più incisivi abbiano raggiunto l'impugnatura del coltello, indicando una lunghezza della lama di circa 15 cm. Tuttavia, si dovrà attendere la relazione finale dell'autopsia della dottoressa Loredana Buscemi per avere conferme in merito. In precedenza, i carabinieri avevano trovato un coltello che sembrava compatibile con l'arma del delitto, ma successivamente gli investigatori della squadra mobile hanno escluso questa possibilità, poiché la lama del coltello non corrispondeva esattamente alla lunghezza cercata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.